No, no, ma infatti, guarda, c'è Gloria che con le freddure è lanciatissima, quindi io non vi posso dire assolutamente niente. Ma proprio zero. Avete chiesto voi. Concordo. No, no, The Quarry. Ieri è stato incredibile. Ieri veramente... Mamma mia, spettacolo questo gioco. No, comunque è carino. Tutti i nomi. Anch'io. Ma allora, uno si chiama Jason, un'altra si chiama Amelia. Jacob. Oh, lo sbagli sempre. È Jacob. Ma Jason stava con Amelia. Vabbè. Amelia, Emma. Va bene. Ma vedi che te li ricordi. Due me ne ricordo, Emma e Jacob, i protagonisti praticamente. Poi c'era la tipa simpatica, che era innamorata dello sfigato. Ryan. Sì, Ryan. Esatto. Okay. Vabbè, andiamo. E poi gli altri sono secondari, non ce ne frega niente. No, esatto. Sono di contorno. Ok, io mi unisco, non ci sei ancora. Adesso arrivo. Allora, vai, unisciti. Ah no, unisciti. Io devo crearla. Ho fatto unisciti. Continua. Testa. Sì. Ok, joina. Ok. Sereni P. Grazie per il Prime. Grazie Sereni. Ah, ma io non ho proprio memoria, raga. Cioè, non so. Proprio problemi. Ho fatto l'escape room oggi. Probabile. Com'è andata? Bellina da matti. Mi è piaciuto un sacco. Dai, cosa? Quanto è durata? 20 minuti più o meno. Ok. Sono entrata con Gian Andrea. Vado in Gian. Frafrog, Richard. Okay. Jody. Non so se conosci. Sì, sì. Speravo certo. Nel tuo ritorno qui da me. Fatta con loro. Sono divertita. La signora è stato il vediamo più bravo, cosa hai trovato. Il più Gian. Mani vuote. Vabbè, al solito. Bravo Gian. Devi guardarti attorno. Trova le mie carte. Anche io ho risolto molte cose. Da dove vengo sì. Ci proteggiamo a vicenda. Che figo. Trovali, no, verrò anch'io a farne una. Bello. Ah già la signora voglia trovare le carte. Esatto, che si era arrabbiata perché non avevano trovato le carte. Dovresti andare. Quindi c'erano. È ancora presto e la luna brilla, ma il tempo non aspetta. Capito, Davide? Non un perché po' perché ha una storia da raccontare. Sii prudente. Trova la tua strada. E 20 trova minuti anche sono davvero le mie pochi. Carte. No? No, no, è giusto. È giusto? Donna, io sì. Ne risolverei uno. Considera che facevano entrare 5-6 persone alla volta. Se durava troppo, dai. La gente stava, cioè già c'era un stavano fuori. No, non ti buttano fuori, però c'è il timer. Cioè, tu hai tot tempo per risolvere gli indizi. Ok. A noi vi hanno dato 12 minuti. Ma noi dovevamo anche fare tutti i contenuti, le foto. Quindi... beh, sì, perché c'è la gente che entra a ruota, sì. Perché c'è la fila. Io mi immaginavo escape room 40 minuti. No, sì. Ma solo questo o in generale tutte? Ma in generale durano un quarto d'ora, 20 minuti. To' mezz'ora se proprio fai quelle... Però il problema è che se dura troppo, poi la gente aspetta troppo in fila. Giusto? Ah, perché c'è solo una stanza? No, ci sono tante stanze. General Store. Ed eccoci qua. Siamo con Emma e Jason. Schi selvaggi con solo il nostro istinto a guidarci. Jacob, però, a umani, o lui a cibarci dei cadaveri degli altri come i sopravvissuti di quel famoso film sul disastro aereo? Ok. Praticamente Emma sono io che riprende tutto. Sono io. Sì. Io sono la ma lei è più figa. Romanzo, può ma insomma. Un gusto piuttosto no, lascia perdere. Tanto, dai, Nina Mori c'è figa. Però figa. Ma andiamo. Oggettivo. Wow. Io riprendo qualsiasi cosa. Sembra che cerchi di avvitare un chiodo con una salsiccia molle. Ho così fatto, ok? Mi fa ridere il chiodo con la salsiccia. Comunque le tue analogie mi feriscono. Però faceva ridere la salsiccia. Anche questo è soggettivo. Un attimo. Oh, calcia la porta? No, perché? Yeah! Oh! Okay, e così sipario?
Potevo darlo io il calcio. Me l'hai preparata? C'è bella intesa fra di loro comunque, eh? Potevamo lasciargliela aprire, okay. Comunque. Allora, se fossi l'hai una fatto birra, tu, io non ho cliccato niente. Dove tu non hai cliccato? Allora mi dispiace, no. Ho dato io di calcio. Non volevo. Boom. Beep. Oh, lui beep. Sempre. Ma cosa fai? Beep? Oh! È il mio birradar. Mi darà della birra? Com'è che mi ha sono circondata, ragazzi! Sono circondata! Cosa? Ma è il mio birradar! Io birradar. Sono richiesta di là. Uffa, i bambini hanno fatto razzia. Mister H amava i suoi accessori. Sono bottiglie. Attenzione. Che... mi sa che è un po' chiusa. Era prevedibile. Oh! Oh, sì, cazzo! Tombola! Ehi, beh, guarda che meloni giganti. Ecco, anche qui. Vedi? Basta farci un buco, ci versi la vodka e si fa festa. Cioè, versi la vodka nel buco? Sì, è la cosa più divertente che puoi farci. O la seconda più divertente. Una volta l'abbiamo fatto okay, anche noi. Ok, allora vi lascio. Sì, riempito un cucomero d'alcol. L'abbiamo aperta, era fradicia, faceva schifo, l'abbiamo buttata. È riuscito molto. Allora non l'avete riempita d'alcol? Eh sì, però quando abbiamo aperta faceva abbastanza schifo, era tutta molliccia. Ah beh, se ci metti l'alcol sì, è normale. Non l'ho mai sinceramente fatta sta roba, però nel senso penso che ti bruci un po' tutto. Cioè non hai mai riempito un'anguria di... Oh. Dialogo medio, tette, culi, pompini, bro, cazzo. Sì sì, esatto. Sì, sto gioco... elevato, vorrei agguantarlo. Oh, esplora bene. Dobbiamo guardare ogni cunicolo. Senti, tu fai i miei pallini dove vuoi che io vada. Tu fai tutto il circondario. Io faccio tutto. Cosa beccherai? Il perimetro vuoi dire? Circondario. Il perimetro. Perimetro circondario. Vediamo di ampliare questo vocabolario, Sis. Secondo me mi sembra molto, molto perfetto come termine. Ciao Emanuele DG, grazie per i 10 mesi. Revelio. Grazie Emanuele. Ok. Che robaccia. I get scordi. Ah, il tipo ricoperto di sangue. Questi sono sicuro i tipi ricoperti di sangue. Sì, i cacciatori. Sì, sì. Aspetta, dove vai? Guardo. Hai detto te di fare il giro del circondario. Brava, brava. Mi sono presa male là. Quel baule no, vero? È impossibile. Quale? Che sia da ispezionare. Mi sembrava molto sospetto. No. Inutile, ok. I can't see. Meglio Genshin su Android o iOS? Dipende da che telefono hai. Dipende se è migliore il tuo Apple. La gabbia, o il tuo... sta gabbia, entraci dentro. No, adesso... Ma che cos'è? Sembra un magazzino. Dio, ma che paura che sta lì a guardarci. Ma chi, il tipo? Oh, minchia. Jason? Sono cagata addosso, sì. Ok, in caso dovessimo scappare almeno... Abbiamo sbloccato una... Esatto. Non si sa mai. Allora, torna un attimo esatto indietro, vediamo... Strano però che non ci sia niente qui. Qui c'era qualcosa forse? No. È tutto buio. Non ho neanche una torcia. Vai. Andiamo a vederli. O di qua siamo già stati? Non mi ricordo, no, sai? Di qua, no, di qua mi sa di no. No, di qua no. C'è qualcosa? Sì. Una piantina. Sto bevendo il kefir. Buono!
Piani di ristrutturazione. Sì, sto prendendo ormai, prendo sempre questo qua alla... la pappa reale che è strabuono. Adoro il kefir. E a me non piace il kefir, però questo qui è buono. Aspetta, dove vai? Dove vado? In che senso? Dovevo rimanere lì? No, gira. Chissà che cosa c'è qui. È chiusa. Magari possiamo trovare delle chiavi. Calcia la porta o chiama Jacob? Chiamiamo Jacob. Cosa vuoi fare? Io chiamerei, dai. Jacob. Ma sì, dai, adesso non è che possiamo calciare tutte le porte. Questa si spacca una rotola. Facciamo prendere. No, ma poi magari si fa male, capito? Dici. Dai, sì. Jacob. Jacob! Vieni qua a vedere! Ma poi lo scopo di entrare in questa stanza non ho ben capito. Cosa e devo allora? Fare? Non lo so, penso che debbano recuperare roba da mangiare per la festa. Che ora? Stai per essere distrutta. Ah, la calcia lui. No, ok. Oh, lui è l'allegro scassinatore, però vedi che è riuscito. Wow. Okay. Ma quanta abbondanza. Mercanzia, portami via. Ecco perché la teneva chiusa. Dici che si incazzerà se prendiamo qualcosa? Ovviamente sì. No, è lui che ci ha lasciato qui. È come... abbandono di... Sì, ma gli ha anche detto di non uscire, però. Okay. No, non l'ho messo, vietato ai minori. Qui. Resta lì. La porta potrebbe chiudersi. Però così non abbiamo più... non possiamo più ispezionare l'altra stanza. Dentro fuori. Missione compiuta. Vabbè, Mappy, non è che c'è un divieto, okay, del giocare agli horror il pomeriggio. Solo la sera. Solo la mattina. Ma se torni indietro cosa succede? Esci dalla stanza? Non penso proprio di sì. Però mi sa che possiamo prendere un po' di roba da qua. No, ma io concordo che gli horror la sera siano più belli, per carità. Però, nel senso, non è che posso sempre far live la sera. Sì, l'ho già messa, Davi. Sì, l'avevo già... Oh, fico. Cos'è? Fucile. C'è pure la combinazione della cassaforte. Fico. Già. E un... codice? 7739. La cassaforte questa qua. Andiamo a provare. Ok. Basta. Comunque lei è veramente figa. Cioè, ci credo che lui sia preso bene. Ma proprio non solo esteticamente, cioè proprio... Boh, mi sembra mega carismatica, sì. È molto carismatica. Sì, sembra un bel peperino. Sì. Jacob, vieni a vedere. Ma non posso, sto reggendo la porta. Sembrano forniture da campeggio. Ok, ci sono delle tende al campo, quindi... Sono dai, sicuramente andiamo. Sarà stato un orso. Dei due tipi. Qua è tutto, sì, pieno di roba. Vede, c'erano graffi, cose. No, lei non è stronza. No, non sono d'accordo. Era più stronza l'altra. Sì, l'altra è stronza. Sì, mamma mia, la ragazza asiatica. La ragazza asiatica era stronzissima, porca miseria. Questa non mi sembra stronza. Abbiamo spazionato tutto. Cerca le carte. Le cerco le carte. Ma nel senso, io sto guardando un po' tutto. Però vediamo, magari sono qua. C'è tutta roba sporca di sangue. Ti fa guardare. Sì. Proiettile. In alto appunto non c'è niente. No. Sto guardando. Allora. I don't see anything, sister. Nope. Va bene. Sai che possiamo uscire. Abbiamo il fucile. Ah, quindi vuoi portarti il fucile, eh? Sì, per gli orsi.
Ok, allora cerco qualcosa per trasportare il bottino al campo. Ok, ma no. Sicuro che adesso abbiamo altro da esplorare. Magari troviamo anche le carte. Questo arrivo un inseguimento con la porta che abbiamo sbloccato. Nabil Boyle, grazie per i 2 mesi. Thank you. E grazie anche a King Falcox per i 9 mesi. Bentornati. Thank you so so much. Allora, di qua avevamo già guardato tutto, mi sa. Guardo in alto, come dicevi te, che potrebbe essere una buona idea magari se troviamo le carte. Qui c'era la lucina, ma abbiamo già visto, vero? Sì. Cos'era, lì nell'angolino? Qua? A destra. Destra... Dove? Dietro. Qui? Dietro... Ah, sì. Sì, 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 sì. Va bene. Ma sono con la Sisi live. Chi c'è, la mamma? Eh sì. Ciao mami. Ti saluta. Cosa fa? Mia mamma mi saluta. Sì. No, ma ancora mal di gola? Niente. Mia mamma è arrivata, ha spento la luce. Tua mamma è anche mia, eh. Scusa. Arum scarum. Ora cosa ho trovato? Ma se io faccio mostra testo, si mostra anche a te o solo a Penso me? Di sì. Tipo adesso si sta mostrando? Sì. Però l'ho pigiato io, quindi forse ognuno lo può fare ma per sé. Ok, senti, io penso che abbiamo trovato tutto. Sì, ma un po' scarso, eh. Concordo. Sì, mi aspettavo più roba anch'io, sì, sì. Bene. Vabbè, ma magari andando avanti poi troviamo cose più fighe. Ma le carte sono solo per farti avere tipo delle visioni di quello che ti può accadere in realtà. Ehi, è brava. Ecco cosa serviva la così. Munizioni. Sono fuochi d'artificio. Oh, sul serio? Sì, ma non penso dovremmo... No, Emma. È un segno. Concordo, se trovi dei fuochi d'artificio vanno presi. No, lasciamoli. Tu li prenderesti? Io li prenderei, però farei meta. Nel senso, allora, io non li prenderei, ma io di base non sarei entrata in questo negozio, quindi io devo far finta di non essere me, capito? Se io fossi loro e avessi, appunto, fossi... Se noi sappiamo che loro moriranno a breve, quindi se azioniamo i fuochi magari attiriamo la loro attenzione di più. Allora, è un po' meta, però io i fuochi d'artificio li prenderei, cioè potrebbero effettivamente servire. Metti che dobbiamo chiamare... Attirano i cacciatori, ma attirano anche... Cioè, potrebbero essere utili nel caso usati come arma, che glieli spari no, allora, addosso. Sì, ma però... più che altro io pensavo che potrebbero essere utili per chiamare dei soccorsi. No, i fuochi d'artificio, quei soccorsi, non so. Beh, madonna, spari un fuoco d'artificio, cioè, ti vedono. Se... Ah, sì? No? No, ho solo paura di azionare poi un casino. Cioè, no, ma prendiamoli, magari possono essere utili. Sempre è meglio avere qualcosa che non averlo. Io li prenderei, cioè, almeno per emergenza. Metti che dobbiamo chiamare aiuto. Ma sì, tanto, ma cioè, senti. Sì, ma prendiamoli. Dai, prendiamoli, cioè, dai, tanto, su. Ci hanno già individuato. Ma infatti, cioè ci hanno già visto. Ci sta. Ma boh. Prendiamo. Ne pentiremo tantissimo. E vai, sì. Sì, dai, cioè. Se non fosse chiaro, figata. Cioè, scusa, abbiamo preso il fucile, prendiamo le cartucce, non prendiamo i fuochi d'artificio. Abbiamo reso entusiasti. Un po' rovinati di là. Sono tutti strappati e sembrano sporchi di una cosa tipo sangue. Oh, ferma. Non ti muovere. Oh, grande. Una busta di Butter Pops. No, vabbè. Al burro di arachidi. Fottuti Butter Pops. Che schifo, porca Eva. Come che schifo? Affettuosa. Cosa sono i Butter Pops? Altezzosa. Non solo da bambini? Ma
No, io voglio sapere se sono affettuosa. Cioè, anch'io, i Butter Pops. Sono i Butter Pops. Idem. Buoni. E io dovrei conoscerli. Speriamo che ci faccia scegliere, certo, se usarli o meno. Esatto, perché io li utilizzerei per chiamare aiuto, fuochi d'artificio. Pop pop, vive i Butter Pops! Pop 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 in allegria! Dico sul serio, sono il miglior snack di tutti i tempi. Che sono? Non sono popcorn. Cosa? No, 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 no. Non sono come i popcorn. Meno male che l'abbiamo vista. Come fossero un mondo a parte. Un altro snack. Senti, questi non li mangio da una vita. Sentirai che prelibatezza. Oh, aspetta, ma no, no, non ancora bene. Oddio, saranno lì da 20 anni. Ok, non mettevano ancora le date di scadenza. Ma sono buonissimi. Oh mio Dio. Va bene. Ok. Prima ho visto una scarriola proprio qui fuori. Possiamo caricarci il bottino. Cos'è una scarriola? Cosa hai detto? Bottino? È come un tesoro. O una botte. Ma andrà avanti così per molto lui? È veramente scarriola. Fastidioso. Ok. È tipo un carrellino con le ruote per spostare la roba pesante. Ah. Ma certo. Allora, ci sono persone che nella vita sono effettivamente simpatiche, ti fanno ridere qualsiasi cosa dicano. Non è il caso di Jason. Jacob. Non è il caso di Jacob. Cioè, ecco. È tipo, sai quell'umorismo strasforzato che dici, ma devi per forza, cioè, nel senso, se tu vuoi va bene, però è obbligatorio. Cioè, lo sai che non bisogna per forza essere Fanny nella vita. Cioè, puoi anche essere... Cioè, non puoi anche non essere Fanny. Lui ha deciso questa di sì. Questa è la stanza dei bottoni. Ok, sì, dai, sbrighiamoci. Perché l'amico, certo, parla in questo modo? Non l'ho proprio capito. E... fatto. Podcast. Già. Fico. Bah, amichevoli, dai. Sì, credo. Vai. E come si chiama quello che stai ascoltando? Bizzarro e buona fede. Quindi fantasmi e affini? Sì, diciamo, misteri e affini. Storie di fatti strani, trattati, in buona fede. Bone e fighe. Capito? Bone. Aiuto moglie ad arredere. Io sono molto sulla linea d'onda di Ryan comunque. Inconfessabili? No, io vorrei sapere chi ha scritto questi dialoghi, perché secondo me è un sessantenne che crede di sapere come parlano i giovani. Che segreti potrà mai nascondere il proprietario di un campo estivo pieno di marmocchi impressionabili? Cioè, io l'unica persona in cui mi sento affine qui è veramente è lui, che dovrebbe essere lo sfigato. L'unico che ha delle reazioni normali e un atteggiamento normale. Ciao, Mr. Telo. Grazie mille per i 3 mesi. Bentornato, Telo. Infatti, horror sono le perché freddure. Ha un fucile? Chris, Mr. H mi ha detto che gli serve per gli orsi. Orsi? Qui? Sì, dice che non si avvicinano mai perché lui ha quel coso. Già. Lascialo lì. Ma in realtà se lo prendevamo era meglio. Serio, e se ci servisse? Scherzoso, se arrivassero gli orsi? Ma io direi seria, cioè, appunto, mi hai appena detto che ci sono gli orsi e se ci dovesse servire... Sì. Io lo prenderei il fucile. Vai, serio. Ne ha preso uno, l'ha preso Emma, l'altro se prendiamo le cose noi. Se mettessero male stasera e la festa si trasformasse in una specie di gioco di sopravvivenza? Del tipo tutti contro tutti? Sì, pensaci un po'. Il campo è finito e la stagione di caccia è iniziata. Vero? E se metti... Ok, senti un po' qua. E se sul menù di oggi ci fossimo noi? Allora immagino che dovremmo difenderci. Sì, per questo ci serve
Il fucile per difenderci. Sì, puoi scordartelo. Per divertirci? No? Ok. Sì, va bene. Beh, se dovesse servirci, sappiamo dov'è. Beh, quello è vero. Come vuoi tu. Non capisco la foga di volerlo prendere per forza. No, vabbè, perché lui dice se ci sono degli orsi potrebbe effettivamente servirci un fucile. Poi al massimo lo rimetti a posto, capito? Il problema è che se ti dovesse servire un fucile... Comunque aspetta di andare vicino alla botola che secondo me possiamo esplorare di più. Magari... Ah, ma perché quella dici che è l'uscita? No, magari fa un dialogo che poi non ti permette di, okay, di guardare oltre. Di solito è così. Ok. Kaylee e Caleb Hackett. Strani ragazzi. Per me no. No, anche okay, per me, ma... Sono un po' sfuggenti, diciamo. Allora, Ryan è quello, no, un po' più tenebroso, ma non dice niente. Però nel senso, è l'unico veramente che mi sembra... No. Oh, un reperto storico. Puzza sotto il naso, dici? Dammi il tuo numero, voglio provarlo. Perché? Audace, così posso chiederti di uscire. Sarcastico, potrai dire che qualcuno ti chiama. Non mi sembrano buone nessuna delle due. No, più che altro perché non mi sembra ci siano i presupposti per nessuna romance tra loro due. Però... Audace farei. Dai, se sì. Sarcastico si incazza, poi lo scherzo. Sì, può essere. Vai. Audace. Così posso chiederti di uscire ogni tanto, no? Furbo. Ma credo che se chiamassi... Ryan sembra interessato. Potrebbe esplodermi in mano. Interessato. Pronto? Chi è? Cosa? Chi è? Pronto? Hai sentito? Ha detto Dylan. Ha detto strano, Dylan? Mi sembrava sentito una solo voce. Forse dovevi chiedergli di uscire. Cacchio, occasione persa. Beh. Okay. Guarda, Ryan che... però non ha disdegnato, eh? Non ha disdegnato. Sento più niente. Continuiamo la questione. Allora, cos'è rimasto da guardare? Aspetta. Vai. No, lì l'abbiamo già visto. Verso destra. No, destra, oddio. Destra è di qua. No, vabbè, vai dall'altra parte allora. Sinistra. Non c'è niente lì. Sinistra. Non puoi velocizzarlo? Posso fare il tifo, forza, dateci sotto. No, non bisogna aspettare. Dai, caricati. Può fare il tifo. Basta, non c'è più niente. La porta cosa fa? Ti fa andare via? La porta penso andiamo via, prima di andare alla botola. Va bene. Ma guarda un po', e questa cos'è? Hai sentito? Che cos'è una botola? Camera delle torture o porterà in cantina? Secondo me porta in cantina. Se facciamo i sospettosi, magari lui si prende male, non lo so. E che Ryan non mi sembra particolarmente scherzoso, quindi non so quanto l'approccio scherzoso possa funzionare con Ryan. Ma boh, è il modo del gioco, che è tutto dipende dalla situazione un po'. Vogliamo far sospettosi? Ma porterà in cantina, secondo me. Dove vuoi che vada quella botola? Di sicuro non una stanza delle torture, dai. Magari gli scateniamo. Sì, penso porti in cantina. Ah. Ma perché Mr. H dovrebbe avere una botola in ufficio per andare direttamente in cantina? Forse c'era già prima che fosse il suo ufficio. C'era qualcosa prima di lui, ha un milione di anni. Sarà solo uno scantinato. Sì, oppure è una via di fuga perfetta se le cose si mettono male. Ok, oppure è uno scantinato. Avanti, aprila. Esatto, vediamo dove porta, così capiamo se può aver senso effettivamente poter fuggire. L'apriamo così?
Guarda un po', è uno suo pozzo senza fondo, quindi... Esagera di più. Scendi giù a dare un'occhiata, da qui tu ci passi. Prendete alla leggera le scelte in generale. Passi, no, ci pensiamo. Cerchiamo di... Chiudi la botola o scendi giù? Io scendo. Madonna, no, aspetta, questa veramente è distra. Scusa, non andiamo a guardare cosa c'è? Sì, ma sicuramente scatenerà una miriade di cose. Cioè, scendere giù ti dà indizi, ma poi succede qualcosa che... Io sono curiosa. Ma vuoi morire? No, vabbè, ma tanto prima o poi bisogna morire, insomma. Cosa vuol dire? Dobbiamo prenderla oggi, cioè, per te. No, dimmi te vuoi chiuderla? Non so, cioè, se la chiudessimo di sicuro non ci succederebbe nulla di male. Scendere vero, giù. Però chi non risica non rosica, cioè, insomma... Ma perché è la scelta più ovvia scendere, tutti lo farebbero, quindi di sicuro capita qualcosa. Se no... non sarebbe così o scendi o non scendi. Se scendi prendi proprio il rischio che ti succeda qualcosa. Io lo farei, però... Vedi tu. Entriamo per la curiosità di entrare, ma cioè... Dai, un po' curiosa sei. Vabbè, ma per forza. Allora dai, andiamo, dai. Entriamo. E andiamo, sicuro succederà qualcosa, ma andiamo. Subito. Ma si vive una volta sola. Ma loro vivono. Per chiudere la botola. Percorso scelto. Ma è ovvio che c'era qualcosa, è ovvio. Dai, almeno scopriamo se c'è qualcosa. Oh mio Dio, Ryan, non crederai alle tue orecchie. Cosa? Che c'è? Un cazzo di niente. Io lo amo lui. C'è ricascato, di la verità. No. Forse, dai, finiscila. Però adesso infatti, via. Comunque, è davvero tetro qui sotto e c'è un odore stranissimo, quindi... Mi sa che me ne torno su. Bravo, torna su. Ecco. Ah, così? Percorso okay. Aggiornato, attenzione. Ok, meno male. Attenzione. Bella cosa vuol dire aggiornato? È che secondo me quando dovremmo scappare quel piolo cadrà. Ok. Perché hai visto che quel piolo si è mosso? Peso. E ha detto percorso aggiornato. Io ho paura che se ci troveremo lì e dovremmo scappare... Quel piolo sicuro? Potrà cadere. Potrebbe sicuro? Essere. Sicuro? Potrebbe dovevamo essere. Dovevamo scendere. Io lo sapevo. No, abbiamo fatto bene a scendere, no? Secondo me. Perché dovevamo capire se era una via di fuga. Adesso sappiamo che quella porta alla baita. Però sappiamo anche che quel piolo potrebbe rompersi. Non sappiamo niente. Non sappiamo proprio niente. Perché non l'abbiamo vista. Non sappiamo se porta da qualche parte. Magari è un vicolo cieco e basta. Sì, ma allora, scenario. La scala. Appunto, scenario. Noi ci troviamo in quella cantina... Dobbiamo scappare, sappiamo che quel piolo si rompe. Ma noi non ci troveremo mai in quella cantina, semmai ci rifugiamo nella cantina. Può essere? Non lo so, Vabbè, comunque questo tipo mi inquieta, quindi... Non so neanche cosa hanno detto. Boh, neanch'io. Drin Drin non lo saprà mai. Boh, sì, Drin Drin. Drin Drin. Drin Drin. Non dovevamo scendere. Drin Drin. Oh, scusa, bello. Devo proprio rispondere. Pronto a Hackett's Quarry, campo estivo. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Come posso aiutarla a rendere questa giornata perfetta? È la tua imitazione di Mr. H? Ah, sì. Uh-huh. Sì. Sì, ha ragione. Deve comportarsi meglio con Dylan. Scusi? Dovrebbe dare a Dylan il suo numero. È un po' azzardato. Ma vedrò provando? Che cosa può sì, fare. Ci sta provando di brutto. Li vedo bene insieme, infatti. Esatto, uno che fa battute ogni 3 secondi e l'altro che è tristissimo, si compensano. Si compensano benissimo. Vai, è partita la scia. Oh, Laura Kearney e Max Brinley. Ah già, i due che non si sono presentati. Laura e Max? Già, i due stronzi che ci hanno fatto fare gli straordinari quest'anno. Quindi era successo prima. Sì. Questo è dopo allora, non è un prequel questo qui. Ok.
Quindi Laura e Max non si sono mai presentati perché, vabbè, saranno ancora seviziati. Minchia, quindi quel tipo poliziotto è ancora in giro chissà dove. Già. Quindi abbiamo tre persone, non due. Mm-mm. Quattro, se contiamo la signora, ma secondo me... Ok, mi sa che possiamo anche uscire. Telefoni. Possiamo continuare a fare il tifo, ma... Madonna, ma lentissime sti caricabatterie. Ok, beh, ci siamo, no? Cosa c'è qua? Quindi, che cosa ti aspetta una volta a casa? Studio? Non lo so. Guardalo. Capito. Fidanzata? Non proprio. Cosa vuol dire non proprio? Sì o no? Fidanzato? Libero. Fico, sì. Anch'io. Era il mio telefono. Sono carichi. C'è tensione sessuale nell'aria. Ci voglia un altro po' di tempo. Bellissimo. Io li adoro. Ok. Dai, allora gli facciamo fare la romance a loro due? Sì, dai. Dai, andata. Ok. Aspetta, mi dispiace per lui, la tipa... Ritorna da lui. Mi dispiace per la tipa stronza, però... Vuoi che ci riparlo? Sì. Quindi se vai al college questo autunno hai già scelto la facoltà o... Ancora non lo so ed è un argomento difficile. Ah, non hai deciso cosa vuoi fare nella vita. E i telefoni sono carichi? Ok. Va bene, mi sa che possiamo andare. Sì, non riparlerei con lui. No, però poi si scazza se no. Ehi, Ryanator, passami le chiavi. Così puoi ficcare il naso nelle zone private di Chris? Ovvio. Oh, scusa, è qualcosa a cui hai diritto soltanto tu? Ah, credo. Uh-huh. E dai, che male c'è se guardiamo? Non sei un po' curioso? Non tocco nulla, giuro. Ok, non fare casini. Non posso promettertelo. Attenzione, perché se non prendi al volo questa chiave... Io non ci speravo. Ecco. Questi passaggi di chiavi inutili, sì. Super... Cioè, capito, se cade per terra, casino, disastro. Cioè, chiavi di cristallo. Vale tutto. Questa è alta moda. Mister H ha le idee chiare. Così pare. Wow, cioè... No. Cos'è? Ehi, forse è meglio non... No, vabbè, ok. Questo bel Ryan. Twist. Jesus. Wow, ma che cazzo? Sono monitor, questo è il campo. Unexpected. Sì. Narnia? No. Davvero, no, non ha senso. Servono per controllare i sentieri nei boschi intorno al campo. Certo. Le telecamere puntano fuori dal campo, non servono per spiare i bambini, tranne se scappano nel bosco. Saranno solo, penso, fototrappole. Cosa sono le fototrappole? La gente le usa per riprendere cose strane nel bosco. Ok, tipo cosa? Tipo Bigfoot, cosa del genere. Malizioso, quindi cercava Bigfoot, interessato, forse ascolta quel podcast. Sì, super vai. Interessato. Sì, dobbiamo fare la romance. E ci guardiamo pure i filmati così vediamo la signora. Che tipo il nostro Mr. H? Ehi, forse ascoltate lo stesso podcast. Sarà il suo hobby segreto. È costoso. Alla fine qui non c'è molto da fare. Sì, il campo deve essere una noia mortale quando non c'è nessuno. Sì. Ok, ma perché preparare tutto questo e poi nasconderlo dietro una porta segreta nell'armadio? Perché non vuole che si sappia che controlla tutto. Insomma, non è segreta, è solo nascosta. Mm. Sai, da altro. Funzionano così i segreti, Ryan, e questo è strano, super strano. Sì, non dico di no, è vero, ma... Deve per forza esserci qualcosa di più qua dentro. Dylan, non sono affari nostri, e se davvero vuoi saperlo puoi chiederglielo domani. Non sarà una conversazione imbarazzante per niente. Mm. Ok, sì, magari lo farò. Ok. Io me ne vado dall'altro segreto. Diverso. Sì, Ryan è un botto insicuro. Segreto.
Vai, esploriamo con lui, visto che Raya non vuole guardare. Nasconde un sacco di cose. Cosa nasconde? Un sacco di cose, non lo so. Secondo me lui sa. Sì. Sa quanto Chris, più o meno. Ma Ryan, dici? Sì, cioè, no. Di sicuro sa di più degli altri. Lì c'è una chiave. Che cos'era? Okay, ok. Cacciatore, il cacciatore. Non importa. Non importa il cacchio. Il cacciatore ha disattivato una delle telecamere. Ryan è l'asciura. se riguardi. Adesso riguardiamo, aspetta, vediamo se c'è altro. Max? Linder? Cos'è Max? Max, il ragazzo. Max è Laura. Guarda, Laura Kearney. Guarda, quella è roba di Laura. E questa è una lettera. E questa è una lettera di Max. Quindi. Magari c'entra qualcosa al fatto che non gli abbiano risposto? Ti ricordi che hanno detto che non gli avevano risposto? No, Laura ha detto che. Cioè, era incacchiata perché. Non gli aveva risposto. Cioè, no, Max era incacchiato perché Laura aveva mandato il messaggio, ma. Il tipo non aveva mai risposto, il signor H. Questo cos'è? Cos'è stato? Questa mappa a caso? Mappa. Boh. Della zona, vedi, Hatchet House, l'isola, Bat House, Lodge. Qui fa vedere, le varie. Cos'è che c'è scritto lì? Check back left camera. Check back left camera. Back left camera. Vediamo. Ok. No. Ah, aspetta, lì. No, cazzarola. Per favore. Ma non stavo uscendo. Cioè, sono solo passata lì davanti e è uscito. Vabbè. Vediamo se possiamo rientrare. Sì, ok. Sì, ok. C'è un registratore lì, magari. Mm-hmm. Però non ci fa guardare. Se ricontrolli, succede qualcosa? Probabilmente no. Sì, Andrew, io sono andata all'escape di The Last of Us. Molto carina, sono andata stamattina. Allora, se vai probabilmente adesso c'è un sacco di fila. Guarda, se vuoi andare, ti consiglio di andare magari domani, ma presto. Perché tipo lì che apre alle 11. Magari arrivi tipo, che ne so, 10 e mezza, ti metti già in fila. Perché oggi c'era una fila pazzesca quando io sono andata via, che era mezzogiorno e mezza, e c'era una bella fila. Mentre quando sono arrivata invece alle 10 e mezza c'era pochissima gente. Ma lì a destra non c'è nulla se tu provi ad andare? No. Lì. No. Babbo. Possiamo uscire. Vabbè. Allora, dove andiamo? Aspetta, ma i tarocchi, stanza. Ma infatti non abbiamo trovato neanche un tarocco, è vero. Aspetto. Non vado a vedere di qua? Sì, però non precipitosamente, magari. Wow, qui dentro c'è roba pesante. Ecco, magari vedi di non toccare. Nulla di divertente. Ma io non ho mai capito sta roba che tipo in America prendono le medicine per drogarsi, cioè... cioè se apri probabilmente un armadietto nostro trovi un moment, trovi disinfettante. Aspetta, non... se li controlli non c'è più niente? No. Cioè, non ho mai capito. No, guarda, non c'è niente. C'è nulla. Loro hanno la roba buona. Ma guarda, non ho mai capito. Cioè. Aspetta, riguarda lo scaffalino, magari ti dà qualcosa in più. Vuoi perché? Ibuprofene. È una siringa quella? Cosa sono, cacciaviti? Painkiller. Sai che secondo me stiamo guardando cose che poi nel momento in cui dobbiamo scappare, non lo so. Saranno utili forse, sì. Virtuose, grazie mille per i 500 bits. E per il tifo. Dove vai? Ah, c'era un'altra stanza anche da controllare. Sì. Con calma, Gro. Adesso guardiamo tutto. No, mi viene l'ansia perché dopo saltiamo qualcosa. Allora, se non l'aveste capito, Gloria ha preso la mia malattia, il completismo. Però lei ne è fin più ossessionata, capito? E infatti stavo dicendo, lei ne è fin più ossessionata.
Vi dico solo che si è fatta quattro volte. Presente il gioco di Frafrog? Ecco, lei l'ha fatto quattro volte. Volevo vedere tutte le cose. Capito? Cioè, lei ha la mia malattia, giustamente, essendo che l'ho cresciuta io, ovviamente, con i videogiochi. Quindi ha il completismo come me, ma peggio. Perché prendi i meriti. No, capito. Beh, certo che mi prendo i meriti. Ma è una cosa importante, perché ci sono un sacco di cose che anche i certo, creatori ti vogliono mettere, ma molti non guardano. Tipo, mi ricordo in Life is Strange, bellissimo, che se tu guardavi ogni singolo quadro in una parte del gioco cambiava e vedevi proprio il cambio, se lo guardavi prima e dopo, e tutte ste cose non le noti se non guardi, poi ovvio che... Sì, Gloria è la mia versione 2.0 di completismo, con la differenza che io facendo streaming mi sono ammorbidita. No, se prima ero ossessionata da qualsiasi cosa, adesso ho imparato che se mi fermo troppo a guardare le robe, loro si rompono le palle, quindi vado un po' più spedita. No, io sarei peggio. te sei la me che ancora non faceva streaming. Bene. Carichi. Ma così, da un momento. Vai alla festa o continui a esplorare? Beh, andiamo alla festa, abbiamo esplorato tutto ormai. Se parliamo a lui si scazza, vero? Secondo me sì. Ne abbiamo già parlato due volte, non vuole troppe domande, troppe domande. Allora, abbiamo visto tutto. Se ritorniamo nella botola, no, vero? No. Non penso. Cioè, io non ci andrei. No, adesso non ci andrei. Cioè, prima ci sarei andata, ora no. Ok. Ehi, finito. Meno male, andiamo. È vero, ero molto più meticolosa una volta, è vero, David. Mi avete cambiato. Allora, dipende dai giochi. Mi sembra che lì c'è una carta. No, dove la carta? Tu l'hai vista? No. Anch'io. Dove l'hai vista, Belt? Mi sono imborghesita. Mi avete cambiato. Sarebbe più facile. Tipo quei giochi come Assassin's Creed, forse meno. Più i punti clicca, giochi di esplorazione. Dipende. Già, rompono un sacco, Già. Ah, le tue lezioni di disegno erano calde. Se non l'ha vista Gloria non c'era. No, no, non ci sono carte in questa stanza. Ero di passaggio. Ma la mia classe è infinitamente lontana da tutto. Lui è carino, sì, mi piace. Sì, ma c'è una scorciatoia lì vicino. Da che parte? Che è carina, lei è così piccola. A te la scelta. Ti piace? Sì, sono belle le ragazze piccole. Radura ombrosa o sentiero roccioso? Paletta. Io voto il sentiero roccioso perché mi sembra più pericoloso. Anch'io sentiero roccioso. E quindi più pericolo, più guadagno di sicuro. Potrebbero esserci più cose da trovare. Mi sembra e che la radura è chill, capito? Io andrei nel sentiero roccioso perché secondo me è pericoloso e potrebbe esserci roba interessante da scoprire. Vai, andiamo di roccioso. Ok, andiamo. Mm-hmm. Più pericolo, più morte. Sì, però... Sa che il viso dell'attrice è Ariel Winter. C'è la legna migliore. Oddio, Ariel Winter non l'ho presente. Sì. Quella da usare per il fuoco. Oddio, magari le so anche chi è, però non mi viene in mente adesso, eh. È un horror da relax questo, certo. Ma infatti è molto chill. Dici che basta... ricorda un po' Life is Strange, ma horror. Sì, un po' più di scarsa qualità, però. Sì, sì, decisamente. Con dialoghi di merda e esplorazione zero. È solo perché c'era la musica con la chitarra che ho pensato a Life is Strange. Ah, parla lei, parla lei. Non posso. No. Dobbiamo... I just can't. Popolare. Cerchiamo... Nel bosco? Cerchiamo una carta. Magari qua ci sono dei tarocchi. Il cartello non ti dice niente? Sentiero roccioso. Guarda. Hai skippato il cartello. Che cartello? È quello lì. No, dietro di te. Ma dove lo vedi? C'era un cartello. Quello a sinistra. Un cartello a sinistra, Sara, l'albero? Un po' più avanti, fai un po'. Ah, ma shit, non l'avevo visto. Non l'ho visto. Ma io le luci... ho capito, io... Cioè, così magari lo vedo. È che ho le luci in faccia. Tranquilla, tranquilla. Vabbè che le posso anche spegnere effettivamente le luci. Tanto oggi c'è abbastanza luce.
È che è buio, cioè ho le luci. Non è successo niente. Vai, vai. Quindi in questo posto c'era davvero una cava? Già. Qui sotto ci sono grotte profonde, come una specie di alveare. Ah, ma caperitivo. L'assistente di Sara. Quando vuoi, ti assisto nei giochi. La quarzite. Tu vedi quello che io non vedo. Sei il mio terzo occhio. O di più occhi, più risorse, ci sta. Danger, falling rocks. Attenzione. Non vogliamo già morire per un sasso in testa, vero? Perché hai paura? No. E tu? No. Fanno delle bocche storte a volte. Sì, Until Dawn è molto molto bello. Non l'ho giocato, ma l'ho guardato. Until Dawn è più bello. Sì. L'ho guardato dagli Akamet. Molto molto carino. Oh, le luci della D'Urso mi renderebbero bellissima. Cioè, se avessi le luci della D'Urso non mi vedresti il naso, praticamente. Vedresti solo gli occhi. Guardati attorno ogni tanto. Non... Ma magari c'è sempre qualcosa, no? Tipo... Io quando guardo quei programmi, tipo quando capita che... Che ne so, che vedo tipo delle scene, sai, canali 5 che... attenzione. Oh! Stai tranquillo. Insomma, io lì non ci andrei, Qua ti cade un sasso in testa e hai finito, Questa musichina. Qui lei cosa ci fa con quei bastoni in mano? Guardati attorno. Questo è un crescendo, diventa più bello più avanti? Ma immagino. Ma guarda che già, cioè, non mi fa schifo, Ti dirò, rispetto a molti altri della Dark Pictures che ho giocato, questo... Potrebbe anche essere più bellino. Deve essere un po' più sky, anche grazie. Dall'inizio. Beh, magari parte lento. A sinistra non c'è nulla. Dove vuoto? Però, vabbè, la radura. Okay. Mist from the sky, grazie mille. Bel nick. Bellissimo nick. Siamo finiti. Ma abbiamo fatto tutto il giro, ma strano che non c'era niente, sì. Però. Ma no, dai, c'è per forza qualcosa. Riguarda meglio. Magari torniamo indietro, andiamo nell'altro per vedere se c'è qualcosa anche là. Concordo che a livello grafico è molto più bello dell'ultimo di Dark Pictures che abbiamo giocato. Concordo assolutamente. Ma diceva che è un altro team comunque, per quello che... Perché ecco, cioè, te pensa che lo abbiamo beccato l'unico della Dark Pictures che non si può giocare in due. Perché tutti gli altri si giocano in due. Tutti, io li ho tutti. Li ho giocati tutti, mi mancava solo questo. Che lo stavo tenendo da giocare con te. E gli altri li avevo fatti tutti. Guarda che forse qua c'è qualcosa. No. E vabbè, i prossimi li giochiamo insieme se vuoi. Sono finiti, però io li ho tutti in realtà, li potrei anche rigiocare. Però secondo me è più bello se giochiamo. Sì, però è più bello se giochiamo a Sons of the Forest. È che io so già. Vai là. Sì, siamo sorelle, Mark. Boh, questi spazi aperti dove non c'è nulla. Tarocco! Cartina! Come la prendiamo quella? Mi sa che bisognava cliccare, sai? Aspetta, vediamo. Siamo... E adesso basta. Ecco. Ok. L'appeso. Bello! Vai, l'appeso. L'appeso significa arrendersi e così facendo avere una nuova prospettiva. Quindi guarda bene, considera che delle volte bisogna essere sospesi per potersi lasciare andare. Oh yes! Carta acquisita, dai! Quindi questo è il percorso giusto. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ah, ma ti riportava... Ah, ok, semplicemente tagliavi. Sì, era per fare il giro. Non ti beccavi la carta, ok. Sì, siamo sorelle. Come vi dicevo, le mie sorelle sono tutte bionde, come la Glow. Sono l'unica mora. I miei capelli arancioni che li ho tinti. Tipo, dopo la morte? È un po' triste. No, intendevo al futuro. Sì, ogni tanto. Di continuo.
ogni minuto. Ti capisco. Ogni tanto ho provato anche a lasciare che accada. Eh? Cioè, tutto ciò che accade ha una ragione. Come fosse predeterminato. Nah. Il fato. Non credo nel fato. Che brutto sarebbe che hanno deciso già tutto qualcuno. Cioè, che tutto sia già deciso e tu non puoi decidere niente. Mi sentirei veramente male. Vero? Sì. Però mi ricordo, per mettere così un po' di filosofia, c'era una cosa di Nietzsche che diceva che pensa se noi rivivessimo all'infinito la nostra vita senza poterla mai cambiare. Ogni attimo lo rivivrai all'infinito, come la vivi. Cioè, anche se è tutto predestinato, gli atteggiamenti li metti nella stessa maniera o comunque continui a essere negativo magari? Non lo so. Boh, cioè io penso che sì, non me la vivrei di sicuro bene. Cioè, nel senso, se magari avresti... Cioè, vivresti sempre le stesse cose, ma sei tu a scegliere come viverle. E quindi quello cambia tutto. Sì, ok, però che palle. Cioè, non poter cambiare nulla. Che schifo. No? Abbastanza. Libero arbitrio sì. Per me è importante. Vai, comunque, titubante? No, pedante no. Cioè, che palle, le persone pedanti. Sì, dai. Titubante. Non lo so. Non credo stia a noi saperlo. Sì, ma il destino sembra un po' comodo. Ovvero? Ovvero, se tutto è predeterminato, quando fai qualcosa di brutto puoi limitarti a dire «Beh, non è proprio colpa mia, perché è tutto già scritto e io non controllo veramente le mie azioni». Sì, è vero, è anche un modo per, no? Deresponsabilizzarsi. Sì, però il pensiero ignorante, secondo me. Cioè, sì, va perfettamente. Non voler avere. Se tu la vedi così. Appunto, responsabilità sì, per quello no. Che succede. Esatto, un po' come credere nella sfiga, no? Pensare che tutto quello che ti accade di brutto è perché sei sfigato. A volte alcune cose magari ti accadono perché. Oh, però magari ti va di sfiga. Però neanche credere che tutto ti vada perché sei sfigato. Perché altrimenti vuol dire che tu non. Cioè, non hai nessun potere nella tua vita. Cioè, no? Ma neanche credere che ogni cosa che ti succeda è per merito o colpa tua, perché poi vai... Certo, no, però questo? Ci vorrebbe la giusta via di mezzo. A volte le cose accadono... Dove? Dove? Di qua? In quel vialettino, sì. A volte le cose accadono per caso e altre volte invece non le possiamo cambiare. No. No, perché ci sono le scale, vedi? Magari era un in generale essere fatalisti non aiuta. Già, concordo. Se sei fatalista, allora per te, cioè tu non hai responsabilità di nulla nella tua vita, quindi non cambierà mai nulla. Tanto se tutto ti piove dal cielo. Perché cammini? Perché cerco cose? Perché cerco. Ti guardo in giro. Concordo, entri in un brutto mindset se pensi che tutto ti accada perché sei sfigato o sei fortunato. La casualità però esiste. Non lo so, a volte è anche peggio il mindset di dire ecco questo mi è successo perché sono stata io a richiamarmelo, perché sono stato io a No, ecco questo, ma infatti torno a dire il caso esiste, cioè c'è anche il caso stronzo, però non è che tutto ti accade perché cosa c'è una ragione. Cercavo di andare di là ma non posso. Come non puoi? No, volevo esplorare la zona sinistra ma non posso andarci. Ok. Oh, ho capito dove siamo. Sì. È bosco. Vieni su. Ecco, reggi. Certo. Oddio, che bello. Dai, sta roba però è un sacco Life is Strange. Questo panorama. La vista qui è proprio... Wow. È un artista. Io non ho salvato la città. Ho fatto vivere Chloe. Io invece ho salvato la città. Hai salvato la città? Mm-hmm. Sei brevissima. Disegna me. Sincero, sei bravissima o scherzoso? Disegna me. Io gli chiederei di disegnarci.
Anche? Eh? Che dici? Va bene, sì, ci sta. Vai. Fai me. Oh, scusa, è che sto provando a fare questo. Sì, scusa, che idea. Ma dai, madonna. Lo sapevo. Senti, perché qui devi essere sempre nel positivo, sennò la scelta è sbagliata. Capito, ma che palle. Bah. Cioè, dai, stacci un attimo. Mamma mia. Ehi, hai sentito? Eh? Non sarà nulla. No, ascolta, c'è qualcosa lì. Ma che poi anche senza provarci, hai un'amicizia, un ritratto. Oh, lo volevo dire, è un cinghialino, guardalo, carino. Oh, amore. È così piccolo. Quella sono io. Oh mio Dio, quanto è carino. Ah, però al cinghiale sì le attenzioni, eh. Aspetta. Attenzione, no, che se c'è la mamma ci carica. No. Cos'è salva Abby? Dai. Cazzo Nick. Anche senza Nick. Che cazzo Nick? Boh. Sei in pericolo. Una creatura di origine ignota ti dà la caccia. Non respirare. Te lo suppongo! Fiato, inducendo la bestia a credere che tu sia solo un cadavere. Cosa c'è di bello a cacciare? Ok, dobbiamo tenere premuto. Nota l'immagine alterarsi o il suono cambiare con l'avvicinarsi della minaccia. Vabbè. Quando il pericolo è passato, scappa. Scegli il momento giusto e corri per salvarti. Attenzione. Espirare o scappare al momento sbagliato può farti diventare la preda della creatura, causando gravissime conseguenze. Bene. Ok. Tieni premuto, va bene? Qui tocca tutto a te. Quindi... Sì, ma anche te mi sa che lo puoi fare, eh? Sì. Però, cioè, io quindi terrei premuto sempre, non lo so. Tieni premuto, sì. Aspetto 10 minuti. Ma muoio, sto morendo a fuoco. Ah, perché vai. Non respira? Vai. Che è successo? Via. Ah, quindi la linea rossa è il suo respiro. Sì. Ah, ok. È vero. Quella belva mi ha quasi fatto a pezzi. Mi spiace, scusami. Hai capito? Non fare mai più ai cinghialetti. Mamma mia. Allegro, pensa che storia pedante, in realtà è un cinghiale. Oddio, ti prego. Dai, Allegro. Perché Allegro, sennò si piglia male. Poi... No, sennò è un personaggio che lo ammazzo io. Cioè, se non muore da solo. In realtà è un cinghiale. Vai, metti Allegro. Io ho cliccato. Anch'io. No, non avevi cliccato. Chissà che cosa dirà quel maiale di suo marito. Come sai che era una femmina? Oh, l'ho guardata bene. Sembrava attratta da me. Oh, tu sei la bocca storta. Era tanto Ina. Fatti lei che se la ride, boh. Ma mi viene da pensare, se avessimo scelto il sentiero paludoso, se torniamo. Secondo me è questo. Sai che secondo me è questo. Che cosa? Cioè, secondo me se avessimo scelto la radura, cioè questa era la radura. Cioè, secondo me avremmo semplicemente skippato la parte di roccia e non avremmo trovato il tarocco. È vero? Ci sta. Yes. Per Faru. Falò del campo di Hatchet's. Vero che dà vibes di Life is Strange, ma per la musica con la chitarra e la foresta e il sole. Cioè, il telefono è al massimo. I ragazzini.
Allora, lei per ora è quella che mi sta più sulle palle di tutti, quindi deve fare per recuperare. I personaggi così poi risvoltano, diventano i nostri. No, ma magari poi è cazzuta, però cioè, diciamo che la prima impressione non è stata proprio Copriamo quelli nascosti nella foresta? Vai, quindi aspetta tutto a te. Foto? Aspetta, magari vabbè. Caitlin, indovina? Mister, a lei piaceva Ryan, se non ricordo male. Un tanto di telecamere e una stanza segreta. No, non è... Aspetta, frena. Cosa? Ha occhi dappertutto, ci spia continuamente. Falla finita, dai. Ha solo messo delle fototrappole di sorveglianza per controllare il bosco. Ah, non ti sembra strano? Beh, deve controllare la zona per i bambini. Traccerà gli animali selvatici. Avrebbe senso, effettivamente. Comunque, come procede qui? È tutto pronto? Onesta, strana luce nella casa, frustrata, niente campo. Beh, c'è una strana luce nella casa, mettiamoli al corrente, no? Vai. Ok. Make sense. Beh, ho visto una luce strana nella casa sull'albero. Era molto inquietante. Forse era la ragazza di Ryan. La strega. Le migliori scelte finora in un gioco sono quelle di Hackett's Quarry in mia presenza. Ma lei c'è a dire strega di Hackett's Quarry? Lì veramente ti finito? Senti in mano tutto. Mi sono appena resa conto che dopo stanotte potremo non vederci mai più. Non puoi averlo pensato ora. Creavo l'atmosfera. Atmosfera? L'atmosfera, lo spirito, no? A proposito di atmosfera, io ho molto da fare. Le playlist non si creano da sole. Cioè, a volte sì, ma... Ok, Ryan, vienimi dietro. Attenta le parole. Oh, mi hai capito. Ah, Binic, che tempismo. Abbiamo la legna? Dovremmo essere a posto. Per lo più sono rametti. Oh, vanno bene, qui c'è già una pila di legna. Ne avremmo portata altra, ma sfiga vuole ci fosse un maiale o un cinghiale. Ma Nick è stato coraggioso e l'ha affrontato. Beh, mi hai anche riso dietro. Scherzosa, l'avrà mandato la strega? Seria, state bene? Ah, una battuta? Oh, una può battuta? Essere... O dici che Ryan se la prende male? Forse. Ryan è un po' mood, un po' suscettibile. Sì, è suscettibile. Facciamo le serie. Dai. Andiamo. Siete sicuri di stare tutti bene? Vi siete fatti male? Si sembra bene. Anche carina. Poteva andarci peggio. Sembra. Ora che ci penso, Nick ha trovato... La rendiamo meno stronza, dai. Oh, dimmi tutto. No! Male. Ma quelli dovevamo tenerli per l'emergenza! Io lo sapevo. Wow! Ma da dove viene quel fucile? Ehi, calmati, ok? Non è neanche vero. Cioè, è un fucile vero, ma è solo per sparare agli orsi. Era dentro al magazzino. Vabbè. Cioè, così. Okay. Niente. Non avevamo scelta, mi sa. Cioè, hanno scelto loro di spararli a caso. Vabbè. Sì. Abbiamo qui per voi un'accurata selezione del meglio del meglio che Hackett's Quarry ha da offrire. No, io avrei scelto di usarli per chiedere aiuto, però. Pop, pop, viva, viva i Butter Pops! Pop, pop, pop in allegria! Pop! Pensavo che li vendessero ancora. Oh, ehi! Giù quelle manacce, cowboy, ok? Questi sono prenotati. Prima me li sventoli in faccia e poi mi dici niente pop, pop, pop in allegria, e dai! Dai, pop, pop, pop in allegria! Grazie. E mi vuoi sparare per questo? Ops. No, idiota, aspetta, ce li giocheremo al tiro al bersaglio. Ma tu sei fuori, quello fucile è vero, zio. Puoi scordartelo, no. Cosa, non hai capito che è vero? Non è che puoi fare il tiro al piattello con... Severa, non vi lascio con un fucile. Ironica, non è una buona idea. Ironica? Sì, ironica, ma comunque non è una buona idea. Concordo. Ok, anche se ammetto sia bello vedere Nick che si caga sotto e rinuncia, non credo sia una buona idea. Ehi, sai cosa? Sì, è vero, forse dovrei dare a Nick i Butter Pops come un atto caritatevole. Faccio così. Sì, ci sto. Sì, e vai! Nice. Jacob, dammi il fucile, ora. E nessuno lo prenderà in mano se continuerete a fare i coglioni. Ok, allora fai l'arbitro, ci serve qualcuno di neutrale.
Ma ti sei già scordato della festa, Jacob? Non muore nessuno se fai una quest secondaria, non ci vorrà molto. Quest secondaria? Ti prego. Ok. Sì. Vada per il confronto all'antica. C'è una radura che sembra adatta qui vicino, ma se vi vedo fare gli scemi vi confisco. Vabbè, tanto ormai fuochi d'artificio, a sparare, let's go. Dai. Quindi hanno vinto loro? Si fa? Eh sì. Ah, bene. No, come Crateus mediocre? Non ti è piaciuta? A me è piaciuta molto. Boh, evidentemente io ho un livello molto basso di escape room, perché ne ho fatte altre, ma questa è stata la più divertente che ho fatto. Tre premi come migliore del campo, te lo dico solo per non farti illudere troppo, Nick, ma se ti ritiri adesso, potrei persino darti uno dei miei Butter Pops se fai il bravo. Pop, no, Butter Pops. Non hai visto sparare. Già, perché non hai mai sparato prima? Certo, e tu che ne sai? Ok, lo saprei se tu avessi okay, realmente... Ok, basta così, avete rotto. È davvero adorabile il vostro macismo. Ma adesso che siamo al poligono, le regole le faccio io. Zero obiezioni, chiaro? Ok, bene. Sistemo i bersagli e prendo i proiettili. Non muovete un dito fino a quando non torno. Ok, sono solo io e molto sexy quando fa la leader così. Io sono sempre sexy. Sì, ok, grazie, ciao, ciao. Beh, effettivamente lei è molto sexy, devo dire, anche se è un po' stronza. Allora... Magari per le ore, sì, di coda. Una passeggiatina con Abby. Effettivamente io sono andata presto. Vago, come va con Emma? Speranzoso, è andata bene. Secondo me, posso dirti che secondo me Abby non se lo caga proprio di pezza. O dici di sì? Ma no, al contrario. È lei che ci va la cotta con... No? No. Ma lei l'ha cotta con lui? Mi ricordo male? No, mi ricordo che Caitlin era presa bene con Ryan. Che Jason è innamorato di Emma. Jacob è innamorato di Emma. E... Boh, Abby era presa bene per lui? È lei che ha la cotta per lui? Ah, no, mi dice anche Kira, è lei che ha la cotta per lui. Sì. Allora, easy, ok. Se facciamo i vaghi, magari vuol dire che non le piace, speranzoso. Ok. Sì, ma queste scelte proprio non mi piacciono, non so. È andata bene. Ehi, bravo! Quindi che è successo? Abbiamo schivato un cinghiale. Intelligente. E poi... Poi? E poi hai concluso? Dai, fai schifo. No, ehi, no, non fraintendere. Abbiamo tutti l'ansia da prestazione a volte, ma tu devi muoverti prima che un vero uomo te la sappia. Oddio. A proposito, adesso ti mostro come spara un vero uomo. Oddio, non avete ancora smesso di fare i coglioni? No, penso che abbia dei problemi. Ok, ti prego, dammi il fucile. L'avrai quando lo decido io. Ok, aprite. Vero uomo. Mirate al bersaglio a sinistra. È lei la vera donna. E poi tocca a Jacob. E le dita via dal grilletto se non siete pronti. È chiaro? Guardala come impartisce ordini. Ricordate, c'è dispersione e anche rinculo. Fate attenzione, non siete degli esperti. Rinculo. Il tipico sportivo americano cerca fica alla Stifler di American Pie. Esatto, è tipo l'unico del party che non mi farei mai. Proprio neanche sotto... Ci stiamo allenando sì, per sparare. Sì, ci alleniamo, esattamente. Vai, mi raccomando, E tu spara tutto, Nick, sei più brava. Un punto. Vuoi provare? Ok, forse ci siamo messi un po' troppo lontani. Non credo di poterlo andiamo fare. Più vicino. Sì, no. Forza, impegnatevi. No. Ci siamo. Forza, Nick. Impegnati. Vai. No, ma lei è bellissima, lei è stupenda, solo che sembrava un po' stronzetta all'inizio, però già mi sta guadagnando punti adesso. Bel colpo. Dai, e falli tutti. Vabbè, ma non dovrebbe essere particolarmente complicato, cioè. Solo bravo. Culo, è uno shotgun, cioè basta stare vicino, con questo colpiresti qualsiasi cosa, cioè... Un punto a Nick. Beh, io non avrei sprecato proiettili, bene. Però... Sai che devo andare un attimo in bagno. Vediamo che sai fare. Arrivo, Vai. Ok, tanto devo mirare. Copriti gli occhi, infatti, Nick. Infatti ti lascio. Non vorrei peggiorare la tua ansia da prestazione. Sì, bravo, va bene. Chiudi il becco e spara, Jacob. Pensavo che fossi il tiratore più fico di tutto il campo. Sì, ma con un fucile serio, cavolo, non con un fucile. Tira per sparare a qualcuno.
qualcuno. Sì, infatti, non lo girare addosso alla gente. Figurati con la mira che si ritrova. Ehi! Ok, squalificato per troppa idiozia. Cosa? No! Hai capito? Il vero uomo. Aspettiamo la glow. Amichevole, bella gara, derisorio, canzoncina dei Butter Pops. Io gli direi derisorio, canzoncina dei Butter Pops, assolutamente, però aspetto la gloria. Sì, Jacob è abbastanza fastidioso, concordo. Sì. Ma diciamo che gli altri, bene o male, mi piacciono abbastanza tutti, mi stanno tutti abbastanza simpatici. La cam della gloria è andata? No, è la gloria che è andata, però non so per quale motivo ha deciso di staccare anche la cam. Cioè, ha staccato la cam e... Glo? Glory? Ok. Come... Non c'è bisogno che stacchi la cam. Ah no? No, vabbè. Intanto... No, perché sennò poi mi mette tipo a me due volte. Ok. Allora, comunque, Jacobs ha fatto schifo. Cioè, te lo dico proprio. Ha proprio tirato per aria. E io voto per deriderlo cantandogli la canzoncina dei Butter Pops. Certo. Vai, let's ovvio. Go. Fantastico. Vorrei anche vedere, cioè... Vai, vota. Come, Jackie? Non hai votato? Sì, ho votato. Pop, viva, viva i Butter Pops. Ok, capito, capito. Ora capisco perché lei era così stronzetta con lui. Si merita di essere deriso. Boom, non è mica finita. A Jacob non piace perdere. Cazzi suoi. Guarda lei. Pop, pop, viva i Butter Pops. Ok, vai, lei mi ha guadagnato 6.000 punti, no, ok. Sì, sì, sì. Basta. Bellissima. Lei mi ha guadagnato veramente 6.000 punti. Cos'era quella lì, la polpa? Sì. Derisorio tutta la vita, Jacob è un coglione. Assolutamente sì, infatti, concordo. Chi se ne frega se... È un maranza. Ma no, perché guarda, i maranza sono anche un po' più... fighetti. Lui proprio... nemmeno ci prova. Ah, siamo arrivati al falò. Gioco della bottiglia. Ah. Madonna, spero che... Mamma mia. Com'è che si chiama la ship di Ryan? Che non mi ricordo. Ryan e Dylan. Dylan. Però anche Caitlyn mi piace. Caitlyn è presa bene con Ryan. Sì, ma lei merita di essere frienzonata. No. Okay. Mi ha guadagnato punti. Era stronza con Jacob perché evidentemente sì, Jacob se lo merita. No, io voglio dai, ragazzi, Dylan. Potremmo non rivederci dopo stasera. Rendiamola memorabile. Cosa hai in mente? Cosa se non il gioco dove tutti mettono a nudo i propri segreti? Obbligo. Ah, beh, tanto o era gioco della bottiglia o obbligo verità. Non è che ce ne sono molti da fare in campagna. Ecco le fantasiosi. Si deve scegliere obbligo verità. E chi ha scelto deve pure obbedire. Niente se e niente ma. Quindi le abbiamo noi regole. In controllo la situazione. Mm-hmm. Esatto. Possiamo obbligare qualcuno. Speriamo. A baciarsi? Se ha scelto obbligo, sì. Se sono tutti d'accordo, chiaro. Ottimo. Ehi, trattieni i bollori fino al tuo turno. Allora chi va per primo? Beh, l'ho proposto. Oddio, posso scegliere io, perciò... Abigail. Che scegli? Verità. Siamo un po' pavidi, eh? Beh, anch'io sceglierei verità, sinceramente, con questi. Cioè, dipende con chi giochi. Hai mai fatto sesso con qualcuno? Oh, brutta domanda. Io... Perché poi sono molto giovani loro, comunque. Interrompi. No, lasciamola rispondere. Ma come? Ma sì, vuoi interrompere? Hai mai fatto sesso con qualcuno qui al campo? No. No, no. Visto? Mi spiace. Ci ha tolto dall'impaccio. Easy. Ok, bene. Tu l'avresti interrotto? Abiti, io l'avrei interrotto. Invece, vedi, okay, ci ha fatto la domanda safe. Non lo so. Din, din, din. Peccato. Tocca a me. Ryan, obbligo o verità? Ti prego, fai obbligo, obbligo, obbligo. Obbligo, obbligo. Vediamo obbligo. Che mi proponi, vai, obbligo. Obbligo. Ciao, Smina! Grazie per il ride. No, però aspetta, ciao, magari bella. Verità ci... Obbligo. Forza, sentiamo. Verità ci dice ormai qualcosa. Abbiamo cliccato obbligo.
Il tuo obbligo è di scegliere. Si può fare? Posso fare ciò che voglio. Ci fa scegliere tra Dylan e Battlefox. A baciare o Caitlin o Dylan. Wow. Lo sapevo. Vabbè, io voto Dylan. Per forza. Mi spiace. Non faccio le regole. Le hai appena cambiate, ma ok. Mi dispiace per Caitlin, spezzeremo il cuore a Caitlin, però... Che emozione. Lo shippo di più con no. Dylan. Vai Dylan, nel caso Dylan. Sì. Oddio, che bello. Dylan, scelgo te. Oddio. Guarda Caitlin. Povera che... Mi dispiace per Caitlin, però senti, lo shippavo con Dylan. Sempre ai vostri ordini. In realtà non vedeva l'ora. Sorry, Caitlin. Guarda con che faccina. No, poverina, però lei ci è rimasta male. Adesso mi dispiace. Vai. Va bene, adesso chi... No, non è che siamo cattive, che loro stanno bene insieme. Giusto. Ci è rimasta male, però, purina. Dai, Caitlin, facciamo scegliere Caitlin adesso, dai, Caitlin. Dai, sì. Ma lei non può baciare nessuno, Jacob. Vabbè, facciamola sfogare, dai, Caitlin. Ma a me non frega niente di lei. Guarda, ma poverina, ancora... ma Jacob è un coglione. Sì, ma è più sul bro. Lui aiuta. Ma è un coglione. Vabbè, ma i coglioni sono simpatici. No, è un coglione. Lo spacco. Andiamo. Ma perché lei, vabbè, andiamo di Caitlin, no? Dai, è un mega coglione lui, esatto. Tanto la mia soddisfazione l'ho guadagnata. Esatto, quindi. Basta, Caitlin, dai, Caitlin. Che scegli, obbligo o verità? Le un bacio più passionale, però. Sì, verità. Vediamo. Beh, verità. Malizioso, è solo amicizia con Jacob? Sì. Interessato? Che volevi fare da grande? No, interessato perché malizioso mette... No, malizioso, che cazzo c'entra Jacob con Caitlin? È perché lo dice Ryan, e Ryan è la sua crush, quindi si sembra interessato a lei, poi invece no. Non siamo interessati a lei, siamo interessati a Dylan, quindi interessato. Lo so, però... Ok, va bene. Io avrei messo... Sì. No, fidati. Quando eri piccola, cosa sognavi di fare da grande? È una domanda un po' noiosa. Devi rispondere. Beh, la risposta è... Non lo so. È la verità, mi spiace. Beh, adesso è il mio turno. Va bene. Cosa? Mi sa di cazzata. Ok, va bene, beccata. Volevo fare l'artista di strada. Ma dai! Artista di strada? Vuoi dire... Una... No, coglione, come un mimo, una di quelle statue viventi che si muovono quando le parli. Ma che stronzo! Io che fai il mimo. Non riesco proprio a immaginare. Vedi che lui è un coglione? È un coglione! Lui è un coglione! Cioè, no. È senza possibilità di redenzione, lui è oltre la redenzione. È troppo coglione! Ok. Emma. Jacob. Ti prego, Emma, bacia Nick. Ti prego. Ok. Ti prego, Emma, bacia Nick. Allora. Scusa, Nick. Non è un vero obbligo. Madonna, Emma. Ti prego, Emma. No, Sara, scelgo no. Scelgo Nick. Mamma mia, lo sapevo! Suca, Jacob! Mamma mia, quanto te lo meriti! Mi sta benissimo, guarda. Mi dispiace per i tuoi sentimenti, mi dispiace perché è sempre brutto vedere una persona ferita. Questo super. Ma te lo meriti. Twist. Se lo meriti. Sì, ma povera... No, aspetta, ma Abby, è vero, povera Abigail. No, è vero. Era un bacio, non era un limone. Oddio, è vero che Abigail... No, però aspetta, cazzo. Cioè, Abigail aveva confessato a Emma che era innamorata di lui. Che... No, però è un po' grazie, stronza. Mica. No, però aspetta, che stronza. Ma come mai ha scelto da sola? Ha scelto lei. Altre scelte avrebbe scelto. Dai, è bravo. Ma puoi andargli a dirgli è bravo? Sei stronza, ragazzi, Emma. È soltanto un gioco. Ehi, non sono la ragazza di nessuno. Certo che sì, è solo un gioco. Col cazzo che è un gioco. Non ci avevo pensato, vero? Calati, Jacob, amico. Cresci un po'.
No, però tu sei stronza. Mi sa che adesso devo un po' una merda, ha fatto proprio... No, più che altro per Abigail. Devi andare da Abby. Sì, è per forza. Cioè, ci stava in realtà farlo per Jacob. Okay, esatto. Giochiamo a Monopoli. Ma la tipa. Niente, Caitlyn gioca a Monopoli. Monopoli in due. No. Cioè, non ci... Dai. A me è piaciuto tantissimo come è andata. Così. Nessuno li vede. Piazzati davanti. Fanculo. Incazzati. Boh, vabbè. Poverina, dai, mi dispiace. No, allora, Jacob, concordo che è un coglione fatto e finito. Rieccoti. Però Emma è stata stronza come con Abigail. Sono lietissima che sì, tu sia qui. Sì, non ci stava, però era da bene, fare. Bene, dunque. Cos'altro hai trovato? Abbiamo trovato l'appeso, signora. L'appeso. L'appeso significa arrendersi. E così facendo avere una nuova prospettiva. Quindi guarda bene e considera che delle volte bisogna essere sospesi per potersi lasciare andare. Signora, gli occhi al 3 3/4. Sono solo parole. C'è altro da mostrarti. Antorosico per l'altra carta. Vabbè. Pazienza. Vedi di più, ovviamente. Vedi di più, cioè l'abbiamo trovata apposta. Vogliamo vedere. Che... certo. Se passiamo oltre cosa succede? È che non ci fa vedere niente. Oh, ma strano. Ah! No, aspetta, ho appena visto Jacob appeso. Sì. I segreti rimangono sepolti e allora, diventa la notte. È vero che a Jacob è un po' un coglione. Contarci. Attenzione, dove i lupi vanno... i corvi seguono. È vero che Jacob è un po' un coglione, dove però ascolta. Dove i lupi vanno, i corvi seguono. Secondo me i corvi sono un grande indizio. Faccio pipì, arrivo. Ok. Sono un grande indizio. Eh no, però... Oh no, ho messo continua. Cavolo. Ho messo continua, non posso nemmeno scegliere io. Ah, questo è un problema. Spero faccia presto. E vabbè, faremo da spettatori. Fortuna che il caricamento è abbastanza lento. Vabbè, intanto non so, vi sta piacendo il gioco? Boh, io se devo essere sincera, mi aspettavo un po' meglio anche dalla grafica. Cioè, la grafica è molto bella, però ci sono alcuni particolari che non sono il massimo. Ah, forse deve mettere continuo anche lei, ok, sicuro. Allora c'è andata bene. Ok, va bene. Ha già fatto? Sì, è già arrivata. Ma sei velocissima, sì. I know. Ci preoccupavamo perché pensavo di aver messo continuo, invece lo devi mettere anche tu per andare avanti. Sì, dobbiamo metterlo in tutte e due. Non ho proprio niente di scelta libera, niente. Perfetto. È un oro un po' tipico, però la sofferenza c'è. Sì, è particolare. Diciamo che... è un horror così, nel chilling. Gioco. Neanche avessimo 10 anni, e a me che cosa importa? Poverina. Che facessero chi vogliono, stupido. Stupido. Barney, dove diavolo sono finita? Bello che gliel'ha anche detto Nick, Jacob. Ah, è andata bene, quindi... Vabbè. Capito. Emma è andata lì e l'ha limonato. Non penso che possiamo tornare indietro, cioè. Provo se vuoi, però. Magari c'è qualcosa da... Perché molte volte ci sono gli achievement, cioè le cose da sbloccare dietro, Oh, vado. Oh, io... Col suo bellissimo zainetto molto piccolo. Ma lì a sinistra? E infatti, cosa c'è? C'è una strada. Però... Oh no? Oh oh. Non è da fare? Non lo so. Sei qui? Oh, urla?
Rispondi, sì. Nick! Abby! Non ti vedo! Ci siamo sono qua giù! Tutti. Arrivo! Nick! Ehi! Ehi! Oh, magari sta roba che ha fatto Emma li ha sbloccati, guarda. Sei scappata. Cavolo, però forse potevamo ispezionare. Non fate morire sta tipa, è troppo cute. Ma lei è l'unica che non piace. Io sono andata... Dove mi hai detto? Ah, era per ispezionare. Vaga, troppo fumo, onesta, non ero a mio agio. Dai, troppo fumo. Io farei l'onesta. Sì, sì. È che quel gioco è un po' troppo intenso per me. Certo. Sì, ti capisco. Cauta, riguardo a prima, diretta, quindi tu è Emma. Facciamo le caute. Cauta, concordo. E ci proviamo a farli mettere insieme, dai. Allora... Magari sta cosa ha sbloccato effettivamente Abby, può essere. No, secondo me era inevitabile che tornasse indietro, quindi prima potevamo... Ma, insomma, che motivo aveva di baciarmi in quel modo? Giusto. Sono stato solo al gioco. Già, è solo un gioco, giusto? Sì. Baci? Ah, subito così? Dai, vai! Dai! Nello stesso momento! Così. Limone! Limone! Esatto! Subito. Sì, sì, sì. Vedi? Alla fine la situazione con Emma ha sbloccato la situazione. Nick si sta innamorando di te. Tanto fanno una fine orribile. Vabbè, almeno fine muoiono innamorati. Andiamo a vedere. Oh, forse quel gesto di Emma è un po' estremo, però ha sboccato la situazione. Boh. Altrimenti questi ripartivano per il campeggio, cioè finivano il campeggio senza concludere niente. Magari serviva effettivamente, sai, un gesto un po' così. Che palle, c'era la carta lì, sono sicura. Carta o la vita? Cos'è? Cinghialotta anche questa volta. Un vecchio saggio diceva che bisogna rompere le uova per fare una frittata. È vero, è vero. Più ruggito. Allora, un orso. Era troppo veloce. Cos'era? Ah, non lo so cos'era. Pronta? Corri al campo, aiuta Nick. Corri. Cosa facciamo? Io correrei, fai tu. Scappiamo al campo? Hai messo corri? Io ho messo aiuta Nick! Ma mi hai detto tu di correre al campo! Ma scusami, ma cos'è? Mi dici il contrario di quello che vuoi fare? Come funziona? Ma pensavo avessi scelto... Ma... Pensavo avessi... Alla fine... Nasconditi o scappa? Cosa facciamo? Non lo so, dai, io scapperei? Io mi nasconderei, sinceramente, però andiamo per scappare. Ma vai. Cavolo, pensavo... Sì, no, può essere che ci giocavamo entrambi. No, perché... Ma io ho un'utilità nel fare sì, questo. Sì, fallo anche tu.
Non vedi che ci dà le percentuali? Nick. Ma guarda, probabilmente se avessimo aiutato Nick sarebbe morta anche lei, eh. È quello che ho pensato, perché ho detto minchia. Sali sull'albero? No, secondo me no. No, no. 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 Andiamo avanti, che è l'albero, questa che è una scalatrice? Vero, è vero. Bravo. L'albero secondo me no, non è buono. Madonna, cioè, perché Nick, non è detto che baciato, ho capito, Glo, Maria rimoriva pure lei. No, ma è giusto che Dai, sta ancora scappando, vai. Cos'è sta? Un Gollum. Pronta a trattenere. Vai. Secondo me abbiamo fatto bene a non andare sull'albero. No, sì, quello sì, ma cioè io lo terrei fino alla linea rossa che si conclude, ma Tieni fino alla fine. Tieni ancora. Via. Ok. Povero Nick. Dai, vai, ce l'abbiamo fatta, è scappata, lei è viva. Capito, tanto, ho capito. Allora, secondo me abbiamo fatto bene. Lo so, però te lo dico, secondo me abbiamo fatto bene, perché secondo me se ci fermavamo ad aiutare lui, sì, perdevamo anche lei. E lui non è detto che sia morto, eh. Non è detto. Però adesso si sta iniziando a innamorare di te, bam, lo lasciamo. Ho capito. Poteva nascere un amore, però è morto. Vabbè. Adesso almeno va a avvisare gli altri. Cioè, potevamo provare ad aiutarlo, però secondo me moriva anche lei. Probabile, oppure era più complicato scappare, ma sai che secondo me lui torna. Per me lui torna. Torna e ci odia totalmente. Era troppo pericoloso, secondo me, provare a a salvare anche lui. Esagerato, amore. Oh, ci è rimasto male, però mi dispiace. C'è un coglione, però mi dispiace, poverino. Vederlo piangere, dai, no. È un coglione! È un coglione, però mi dispiace. No, io non ho... Dai, Emma, consolalo, dai. Emma che? Cioè, dai, sì. Avevi giocato bene fino adesso? Niente, si è dovuta... Sì, mi sa che mi hai trovato. Certo. È rimasto male. Grazie, gaming! Poteva nascere un amore, ma è morto. Qui era più divertente quando avrebbero potuto beccarci, eh. Già, più o meno. Jacob, avevamo detto che... questa... noi... sarebbe stata una storia all'estero. Capito, ma sei innamorato e... cioè... Sì, no, lo so. È solo... è solo che ti piace dare spettacolo, eh? Jacob... Io non ci credo, te lo sei limonato! È davanti a tutti, per giunta! Cristo santo! Limonato, hai 6 anni! No, ma Nick sì! Credo. Io gli voglio bene, ma non penso abbia mai visto una ragazza nuda. Vabbè. Beh, odio dovertelo dire, ma ero io ad avere la sua lingua in bocca e ci sapeva decisamente fare. Sì, vabbè, no, io non... Ok. Non lo farei. Ci godi proprio a farmi male. Sì, infatti, poverino. Smettila di brontolare, ti prego, dai. Non era così che sarebbe dovuto andare. Cosa? Lui un po' drammatico, sai cosa? Eh? Niente. No. La sfoga nel lago. Ah, tra l'altro ricordiamo che è lui che si è voluto fermare per non partire, eh? Vattene qui, da solo. A tenere il broncio e a pensare a me e Nick che limoniamo. Ah, andiamo! O procurarti degli asciugamani. E adesso a che ci servono? Beh, era il patto. Storiella estiva, no? Se non lo sai, l'estate non è ancora finita. Madonna, lei se lo gira intorno a un dito comunque, eh? Lei seriamente, se lei se lo rigira così, sto qua. Con lei dobbiamo essere stronze, se no non si prende di lui. Ma lei non è presa di lui, è palese che a lei non gliene sbatta un cacchio. Per quello. Molto bene. Basta, insomma. Ci sto. Ma
chi è insomma questo goblinoide in fondo al mare? Ho capito. Scusa, cosa mi stava a significare? Un dado. Un dado per Sakamata. È uscito 15. Sì, sì, mi ha riscattato un dado. Sakamata, un dado. Aspetta, scusa, un secondo, perché ho notato che gli alert... Ecco, erano fantastici. Oh, guarda, precisa, li ho spostati. Grazie, Dennis. Bentornato per il 58esimo. E stanno andando bene le nostre avventure, eh? Che dici, Gro? Sì, non la... Dai, beh, beh, cioè. Sono delle avventure oneste. Cos'è la stella? Una cartina, tarocco. L'hai vista? Sì, l'ho vista. C'era la carta? C'era il tarocco. Adesso lo prendiamo. Si può riprendere? Sì. La stella. È la stella, stella nel cielo notturno, fare di luce, sogni di gloria, speranza o un ricordo della nostra insignificanza. Terribile disperazione. Devi confidare nella luce delle stelle, la quale porta chiarezza e a volte verità. Cacchio, guarda, ci eravamo davvero perse la seconda carta, si vede dai punti interrogativi. Gloria. Ce l'ha sempre, l'abbiamo persa? Sì, sì, sì. Ah, si vedeva. Che... Ah, quindi forse dici la prima magari era di là col tipo. No, 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 ma non quella, ancora prima, quando eravamo quella di prima sì. Ah, beh, ma allora non abbiamo perso niente prima. Può essere, magari gli indizi abbiamo perso. Tipo qua c'è qualcosa, guarda. Qualcuno non ha rimesso a posto i remi. Sono umidi. Cosa ci serve sapere che i remi sono umidi? Qualcuno l'ha usato. Quando la signora ha fatto vedere il futuro... Io Giacomo me lo ricordo a petto nudo, in realtà. Sì, vai nella barchetta, non c'è niente. Questi sono i kayak. No, la barchetta non c'è niente. Those are kayaks. Vai, bene, ma a vedere di sopra. Sì, infatti. Aspetta, prima di andare di sopra vai... Infatti guardo qua. Per lustro. Anche lì nella foschia, nella nebbia, magari c'è qualcosa. Jacket e Tacket. Oh, ma Jacket starà per Mr. H. Il poliziotto! Ma quello è Ryan. No, no, quello è poliziotto, guardalo. Ma sembrava Ryan. Chi sembrava Guarda Ryan? Guarda quante foto non abbiamo visto. Sembrava Ryan quella a destra. Un botto. Guarda. No. Uno è il poliziotto e l'altro è il proprietario del... Della baita lì, del... O se no sono i due tipi che stanno nella foresta. Ti fidi che uno è il poliziotto e l'altro è il proprietario della baita? Cioè, i lineamenti erano identici. Fidati, il poliziotto. Cioè, uguale. Qui. Ecco qui nel corrimano. Qui? Qua. Sì. Sul molo, vuoi dire? Nel molo. Nada. Con lei non ci parliamo proprio. Per ora no, perché dobbiamo andare a prendere gli asciugamani. Se ci interagiamo ci sarà una conversazione. Può darsi. Andiamo a prendere gli asciugamani, poi proviamo a parlarci. Northfield Gazette. Cos'è che dice? Un recente articolo di giornale riguardante due escursionisti scomparsi in questo bosco. Al giorno della pubblicazione risultano ancora dispersi. Ok. Chissà se era qui. Oh, io sono curiosa, vai dalla tipa a parlare, magari ti dice qualcosa. No. Tanto, non avendo ancora gli asciugamani, non credo ci sarà interazione. Niente. Trovati? No. Dillo che hai voglia di beccarti un raffreddore. No, dai, dammi un attimo. Guarda di sopra. Va bene, ok. Dobbiamo prenderli. Ok. Acedia! Grazie per i 2 mesi, Croz. Grazie, Acedia. Thank you. È la tipa che scappava, Abby, e penso sia arrivata dall'altra parte.
Vuole degli asciugamani. Proviamo degli asciugamani. Eccoli. No. Oh, porca troia. Ah, finiti. Non ce ne sono. No? No, esattamente zero. Niente asciugamani. Coglione. Ma che cazzo? Oh, se non ci sono, non ci sono, poverino. Sto giro non è colpa sua. Strani numeri. Cosa sono quei numeri, scusami? Sailing rules. Lavate le imbarcazioni dopo l'uso, è vietato nuotare. Due botti di salvataggio. E ci sono delle date. 24/09/2017 in rosso. Ok. Fattibile ma insostenibile. Chissà che cosa stava a indicare. Sono date, sì. Oddio, il binocolino. Ah, la luce? La stessa che aveva visto Caitlin. Oh. C'è qualcuno? Facciamo che questo non è un problema mio. Beh, il tipo comunque gliel'aveva detto di non uscire di casa, eh? Cioè, di rimanere lì, tapparsi dentro e non uscire. Quindi mi sa che gli asciugamani non li abbiamo. Non c'è più niente. Lì? No. C'è... Dove lì? Sul tetto? No. Nella radura dove vai giù. Là, lì a sinistra, vedi? Quel piazzalino lì, non c'è un cacchio. Boh, magari c'è qualcosa. Vediamo. No. Vai, vai. Vabbè. Non posso, no, non mi fa proseguire. Cioè, mi fa tornare indietro, è bloccato lì. Vabbè, se senza asciugamani, cioè, io non li ho trovati. Ci toccherà vedere Emma che fa il bagno nuda. Appiti. A meno che non ci siano. Qui. Controlliamo, In frigo. A meno che nessuno abbia messo degli asciugamani in frigo. Perché tanto di qua non c'erano. No, raga, niente asciugamani. No, io non sono una streamer, sono sua sorella. È mia sorella. Sì. Sì, effettivamente ho scritto horror con Gloria. Si è già snudata. Gloria. Ok, aspettiamo di asciugarci all'aria aperta. O facciamo come fanno i cani. Wow, tu sì che sai ammaliare una donna, non è vero? Beh... Fisichino. Cosa, non puoi fare finta di niente? Cos'era quell'urlettino? Oh sì che posso, perché... Vedi, oh aiuto, aiuto, sto affogando e mi serve... No, oh, che bello e forte. Adesso la tirano per giù. Per nulla insicuro, che venga qui subito a salvarmi. Quando si è sfogliato lui? Entusiasta, tuffo a bomba, risentito, chiama Nick. Ma dai! Tuffa bomba! Beh, tuffa bomba. Anche perché Nick ormai... Nick ormai è... Esatto! Mi sa che Nick lo puoi chiamare, ma non credo verrà. Cioè, sarebbe interessante vedere Nick arrivare, però. Ok. Cosa vedo? Una donna in pericolo? Non temere, esile fanciulla, l'uragano Jake è qui! Tuffa bomba! Oh, 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 cazzo, 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 è fredda. Oh. Uragano Jake. Ok, ok, ora è peggio per te. Sai? Cosa sta succedendo? C'aveva il fango in faccia. Ehi, basta! Oh, basta fare il muso! Bella quest'acqua. Schizzi l'acqua? Schizza, schizza. Sì,
Attacco! Però sono carini. Che succede? Perché è triste improvvisamente? Ecco. A me prenderebbe un'ansia. E che sono ste scene? Cioè, cosa mi vogliono dire? Hai barato. Sentimentale, non deve finire. Audace, fammi una foto. Secondo me devi puntare sull'audace, perché lei col sentimentale non la catturi. Ma non la catturi comunque, perché questa si fa i cazzi suoi, però... Boh, cosa dici? Cioè, se non vogliamo che vada in porto, audace. Forse sentimentale. Tu vuoi che vada... Qualcosa. Sì? Ma perché... Intanto, cioè, anch'io direi non sentimentale, ma questo gioco... Se non fai il sentimentale non... Va bene, proviamo sentimentale allora, anche se... Lei, quindi. Se secondo me il l'approccio audace è più funzionale con una come lei, però... Cioè anch'io lo penserei, ma non so se lo pensano pure i creatori, non lo so. Non lo so, vuoi provare sentimentale? Secondo me se andiamo sul sentimentale lei ci dampa via, cioè ci dice ok, senti bro, tu ti stai pigliando troppo bene, ciao. Probabile, non so, vai, scegli tu. Io farei audace. Tu. Va bene. Perché secondo me a lei piace di più. Va bene. Tutto lì. Va bene. Ok. Sì. Ok, ok. Senti, guarda qua. Ok. Infatti sai, ci avevo pensato. Se vuole una foto, lui si toglie e lei rimane lì. Sì, per i tuoi piccoli follower, o come li chiami, i 10 ragazzi migliori per divertirsi. Ok, era meglio se... Dai, è divertente, ma no, dai. È simpatico, dai. Cioè, quando fa così è simpatico. È quando fa altre cose che mi sta sulle palle. Vedi, non le è piaciuto, era meglio sentimentale. Ma secondo me anche col sentimentale ci dava due di picche uguale. Cioè il punto è che a lei non gliene frega un cazzo. Che tu fai il sentimentale o che tu fai l'audace, a lui non gliene frega niente, capito? Ecco, lei è scomparsa. Ma che... Ma cazzo, la spazzola rotante. Ma non ci credo, cazzo. È caduta la spazzola. Perché aveva la spazzola? Immergiti. Ma immergiti. Sì, riprendiamo la spazzola. Tanto Abby ormai è tornata. Ma l'Abby è tornata, sì. Infatti. Fotte. Prendiamo la spazzola. Ma poi perché aveva la spazzola nei pantaloni? Jacob! Scemo. La spazzola è per far ripartire l'auto. Lui ha preso la spazzola... Perché voleva passare una notte in più qui. Alla fine infatti è tutta colpa sua, è incredibile. Sì, praticamente sì. Sì, vabbè, dai, sì, ma che cazzo dici? Ciao. Ma cosa dici? Ma si è tagliato? Come funziona? No, non si è fatto niente. La spazzola, prendila! La spazzola! Dai, Jacob, cosa stai a fissare la spazzola? Afferra! Ferra. No, o riemergiamo? Afferra, no, afferriamo? Ferra. Va bene. Sì, sì, tanto muore. Se muore chi e se ne frega. E se muore? Vabbè. Non abbiamo perso tanto. Ok. Adesso sali però. Vai, 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 rapido. Ecco. Cadavere gonfio, premi Q per visualizzare. Tira, libera. Oddio, tiriamo o liberiamo? Libera. Che cazzo so? Cioè, non ha senso nessuna delle due. Boh, libera? Che cos'è libera o T? Cioè, cosa cambia tra tira e libera? Cioè, non... Che tipo di spiegazione è tira libera? Vai, sali. Ok. Vabbè, ok. Forse facendo forza... Ma che ansia. Ha comunque tirato, infatti non ho capito che cioè, cos'è tira libera. È perché se tirava ci dava meno precisione, più forza. Dici? Stava lì, sì, mentre libera. Vabbè.
Ok, abbiamo scoperto il cadavere. Sì, abbiamo trovato il cadavere e abbiamo ripreso la spazzola. Quindi in realtà andava bene, buono. Secondo me. Sì, buono. Però abbiamo paccato malissimo con la tipa, ma chi se ne frega. Ma Abby, ci sono gli altri per salvare Abby. Non è che deve andare lui. Ma ci sono anche loro. Non era facile farli incazzare tutti, Caitlin. Complimenti. Ah, o forse ad Abby serviva una spinta. Sei un genio del male. Chi dei due farà la prima mossa? Nick o Abby? Perché è stata Caitlin. Fammi pensare. Per me nessuno. Non so, per me Nick nasconde una belva. Solo se con belva intendi un docile e paccato cagnolino. Non farti ingannare dalla calma aria da bravo ragazzo. Sotto quegli vestiti c'è un fuoco che brucia. L'hai notato? Sì, è vero, tu, è un po'. È un po' tsunderina lei. Che volete fare ora? Giochiamo ancora? Sì? Solo noi tre? Ok, Dylan. Obbligo. Ok, adesso andate a aiutare Abby, per cortesia. Oh mio Dio. No. Troviamola. Ma da dove veniva? Beh, dal bosco. Dai. Abby! Aiuto! Mi prego! Nick! Aiutatelo! Impaziente, cosa è successo? Preoccupato, dov'è Nick? È impaziente. Preoccupato? Impaziente. Impaziente? Beh, va bene. Io avrei messo preoccupato perché almeno gli chiediamo dov'è e andiamo subito lì. Che è successo? Abby, che è successo? Ryan! Dobbiamo sapere. È spaventata, dalle un secondo. Caitlin vuole che ti calmi. Vai da Nick! Vai! Riluttante, dovresti andarci tu, risoluto ci penso io. Dovresti andarci tu, lei è brava col fucile, lei è molto brava col fucile e non la vogliamo, Caitlin. Dai, no? Dimmi tu. Per me ci facciamo una figura di merda, però... Ma chi se ne frega, lui ha Dylan. Ma che c'entra? Non è che dobbiamo fare tutto in funzione della romance, dovrebbero anche sopravvivere. Ma appunto, chi vuoi che sopravviva, Ryan o Caitlin? Dovresti andare tu. Devo aiutare Abby! Vai! Forse è ferito! Ok, Caitlin sta perdendo la stima per te. Non è molto preciso, stai attento. Sì, ma che palle comunque, cioè, pensate... Scusate. Comunque dobbiamo scegliere insieme, non devo scegliere solo io per forza. No, ma scegliamo insieme. Cioè, ne discutiamo. Prendi la scorciatoia, segui il sentiero. Sentiero, secondo me. Sentiero. Scorciatoia non è mai una buona idea. Va bene. Le scorciatoie di solito ti portano solo a morire. Easy. Ok. Vai, sentiero. E poi lui è uno cauto. Prendi la scorciatoia o segui il sentiero? Andiamo avanti di sentiero? Va bene. Forse arriviamo tardi, però... Non lo so, io ho paura che le scorciatoie ci ammazzino. Magari dopo. Tanto lì... È che il se... Porca boia. Vai. Però. Sì, ma dai. Cioè, appunto che si è rotto. Vai avanti. Ah, ma si è fatto male? No. Madonna, questi. Cioè. Beh, sono a prova di stupido sti quick time. Sì, abbastanza. Ecco. Questo poraccio è ancora vivo, mezzo dissanguato. Ma che succede? Inizia così. Percorso scelto. Gridi? Gridi? No, non gridare, non gridare. Fermo, fermo! Sparo! Questo non lo butti giù manco. Usa per guardare. Per guardare cosa? Ma co?
cosa? Hai sparato tu? Sì, ho sparato perché boh, ho provato, ma mirato. Ho mirato. Ma che è sto cretino? Ma cosa vuoi? Ma si è sparato in mano! Ma che problemi hai? Perché è stato morso. Ah, ho capito, Nick morirà lo stesso perché è stato morso. Quindi... Porca troia, Nick. Merda. Dobbiamo andare. Ok. Non dobbiamo toccare Nick proprio. Dai, torniamo da là. Shit. È infetto, raga, infetto. Sì, è infetto. Si è fatto saltare il dito dove lui lo ha morso. Sì, sì. Oh shit. Addio, Nick. E allora vedi che abbiamo fatto bene a non rischiare la vita, sì, di Abigail per salvarlo. È già morto, esatto, praticamente. Magari... Cos'è stata quella scoreggia? Hai sentito? Sì. Ma non ho capito, ma correva, ha scoreggiato mentre correva. Come? No, magari l'è scappata. Gli si è attivato il metabolismo. È stato un momento un po' ferrendo la pancia proprio. Insomma, certo che questo horror è un po' particolare. Cioè, trova proprio tutti gli escamotage per farti ridere e non spaventare. Perché c'è, cioè, questo che scappava e scoreggiato. Oh no, cinghiale di nuovo. Oh, attenzione, attenzione. Dobbiamo. Attenzione, l'appeso qua, ti ricordi l'appeso? Ah, cazzo. Ma dove cazzo è scappato questo, scusami? Perché è scappato? Cioè, c'era la tipa in acqua. Perché ha visto il cadavere? Non lo so. Va bene, ha visto il cadavere, corri nel bosco senza senso. No, non chiedo. No, 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 no. Cinghiale, Glo, cinghiale, cinghiale, cinghiale. Chiamare nessuno ad alta voce. Oh. Bisogna essere cauti. E là! Beh, niente, sei stupido. Cioè, abbiamo facoltà di scelta? Ecco. Appeso, appeso, appeso. Era inevitabile. Ah, non lo so, Glo. Cioè, questo è scappato da solo nel bosco dopo aver visto un cadavere senza motivo. Oh, oh, vai. Oh, oh, oh. Vai, 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 vai. Mi sembra neanche difficile. Dai, 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 dai. Ok. Dai, che sei forte, Jacob. Cosa urli? Cosa ride poi? Fanculo. Shit. Cosa vogliono questi? Magari ci vuole salvare. No, non credo. Oh, mamma. Magari ci salva dal tipo Smeagol. Minaccioso, che cazzo sei, implorante? Fammi scendere. Io implorerei. Non farei la minacciosa, però. No, nemmeno io. Implorante. Fammi scendere. Vai. Ti prego, liberami, dai. Fammi scendere, ok? Non farmi del male. Niente, lui sta lì, mi guarda. Oh Cristo, ma che cazzo fai? Ti libero, dai, ti libero. Stai tranquillo che ti libero. Ti libero, vero? Vero che ti libera? Vero che sei lì per liberarci? Secondo me ci libera. Sì, dai, dai, dai. Secondo me sto qua sta cacciando la... sta cacciando quella specie di creatura, sì. Ok. Anche a te, Mario. Via Nick perché ormai era infetto. Aspetta. Getti la terra. No, 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 no. Lasciamolo fare. Secondo me ci vuole aiutare, Glo. Ok, può essere. È meglio se chiudi gli occhi. Ma che cos'è? Basta. No, aiuto. Okay. Ma mi sa che gli mette il sangue, sì, per farsi... per allontanarlo, vedi? Questo non vuole farci del male. Dove te ne vai, ragazzina? È comunque un po' pazzo, però... Sì, è un po' pazzo, però vedi che l'ha salvato a Jacob. Ma che cazzo? Sì. Ma che cazzo? Cioè, quindi se avessimo fatto i minacciosi, caput? Boh, magari questo qua... vedi? Guarda che c'è il cinghiale appeso. Forse se avessimo fatto i minacciosi, lui ci avrebbe ucciso. Spogliato. Avrebbe detto, te sei come il cinghiale, t'appendo. Secondo me abbiamo fatto bene. Sì, sì, sì. Esatto, solo l'elemento terzo della storia. Occhio e ritorni di nuovo da me. Signora, abbiamo la stella. Allora? Le stelle, cosa, signora. Le stelle. Ci legga al futuro, signora. Ce lo legga. È la stella.
Però, cioè, non ci dice la... Stelle. È quasi inutile la carta. Stelle nel cielo notturno. Beh, oddio, per la parte dell'autocombustione è servita. Sogni di gloria, speranza. Ma è vero, abbiamo evitato anche quella. Terribile disperazione. Devi confidare nella luce delle stelle, la quale porta chiarezza. Jacopo voleva solo fare la cacca nel bosco. A volte, verità. Ricorda, è vero, perché si teneva la pancia. Vuoi che te lo mostri? Vedi di più, mostro. Grazie mille per i 3 mesi. Ma secondo me sai che davvero è andato a cagare. Oh, aspetta. C'è Emma, che succede? Vedo. Si è capito niente. Cos'era? Non si è capito. Emma pistola. Allora. Ritorna ad Hackett's Quarry. Ma signora, ad Hackett's Quarry te ne ritorni. Ah, ti divertirai. Ah, botto, ci divertiamo. Comunque, allora, prima di mettere continua, eh? Io mi sa che abbandono perché devo andare a un colloquio. Quindi... Ah, oh, vai, sis. Così andiamo avanti, allora metti continua e così salva e andiamo avanti settimana prossima. Sì, non ti, perché sono venuta un po' prima perché poi alle 7 dovevo andare. No, hai fatto bene, scappa, non fare tardi al colloquio. Colloquio per? Dai. Ristorante alla sera. Dai, io... Bocca al lupo, sis, dopo mi fai sapere, mi mandi un vocale? Yes. E niente, è stato bello anche oggi, dai. Stiamo scoprendo sempre di più. Sì, mi piace. Anche a me, bello. Molto. Grazie, okay, per avermi fatto compagnia, sis. Grazie a te per avermi supportato. Grazie a voi. Bella, brava. Ci vediamo quando? Prossima settimana? Sì. Sì, io domani non streamo. È vero. Va bene, allora un bacione. Buona serata, buona cena. Ciao, sista. Ciao. Ciao. A lunedì.